Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei Celestial Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattiche amiche, bentornati anche oggi a questo video. In questo video parleremo del nostro viaggio alla Mecca degli hobbisti di Warhammer Nottingham, quindi il Warhammer World. Vogliamo darvi una guida, visto che siamo una guida, utile per arrivare a Nottingham. Allora, innanzitutto comincerò col dire che ogni hobbista che si rispetti, ovviamente ogni hobbista che navighi, che viva il mondo Games Workshop, quindi con Warhammer Fantasy, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Aos, piuttosto che Warhammer 40.000, piuttosto che Necromunda o qualsiasi altra ambientazione di questo mondo, ma non solo, ma anche tutti gli altri troveranno a Nottingham tanta roba succosa. E poi fate sempre appassionarvi anche al mondo Games Workshop, insomma. Detto questo, partiamo con ordine, la parte logistica. Come faccio ad andare a Nottingham? Primo consiglio, trovate degli amici fidati. È sempre meglio andare almeno con un amico, o anche amica che dir si voglia. Ricordate poi il friendzone, risolvete la prima per una cosa, ok? Dicevo, trovate degli amici fidati, quindi degli amici che condividono ovviamente il vostro hobby, che ci vogliano andare, che possano goderlo tanto quanto lo godrete voi, ma soprattutto persone che, con le quali ipoteticamente riuscirete a convivere pacificamente in un formato di tot giorni. Riguardo al formato, personalmente col nostro gruppo di scapestrati, l'avete visto? Col nostro gruppo di scapestrati ci siamo trovati bene in un formato di 3 notti 4 giorni, o 4 giorni 3 notti se preferite, insomma. Consigliamo, ovviamente noi ci siamo trovati bene con questo per esigenze lavorative eccetera eccetera, sentitevi ovviamente liberi di scegliere il formato preferito. Direi che il minimo per godersi questa vacanza sono 3 notti e 4 giorni, o come dice Doc Nico, 4 giorni e 3 notti. Detto questo, ovviamente quindi tutte le spese a cui farò riferimento sono da suddividere poi su questo formato. Innanzitutto, come ci arrivo a Nottingham? Purtroppo c'è l'oceano di mezzo, quindi a meno che non siate abili nuotatori, vi servirà un mezzo di trasporto. Ok. Noi abbiamo scelto l'aereo, che oltre a essere tendenzialmente comodo, è anche piuttosto veloce. Ora, dipende molto, parlando degli amici italiani, da dove partite. Noi che eravamo sparsi un po' tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia, abbiamo scelto l'aeroporto di Milano Orio al Serio. Mi dicono che, ad esempio, chi invece fosse più vicino al centro o sud potrebbe trovarsi bene da Roma. Roma la compagnia di riferimento credo sia EasyJet, però in quel caso ovviamente andate a verificarlo. Vi parlerò ovviamente di quello che abbiamo combinato noi. Noi siamo partiti da Orio, la compagnia era il Volapoveri, quindi siamo partiti con Ryanair. Costo dell'operazione. Ok, quindi partendo da Milano Orio al Serio, arrivando all'aeroporto di East Midlands, ok, che è quello più vicino a Nottingham, costo dell'operazione, volo andata e ritorno, 50 euro. Ovviamente il Volapoveri, come chi già lo utilizza sa, se volete scegliere il posto, se volete l'imbarco quello veloce, se volete saltare la fila ai controlli, se volete la valigia oltre lo zaino, se volete la valigia eccetera eccetera, insomma se volete altre cose vi fa pagare a parte, quindi a seconda di quello che volete aggiungete. Essenzialmente costo base dell'operazione, volo andata e ritorno AR, quindi 50 euro totale andata e ritorno, fattibile, quindi già Nottingham è un po' più vicina. Mi arrivate a Nottingham, anzi prima di partire, siamo ancora nella fase logistica, giusto? Mi partite col cash o con le carte di pagamento?
E qui dipende un po' innanzitutto dalla vostra preferenza, ma anche dal tipo di istituto di credito che avete a disposizione. Nel senso che se la vostra banca, per esempio, vi avesse fornito di carta di debito piuttosto che carta di credito abilitata per l'estero, solitamente, soprattutto la carta di debito, quindi parliamo del bancomat, quello col PIN, anche se adesso è un po' mischiata la cosa, però tendenzialmente per intenderci formato bancomat, solitamente è più conveniente questo che non il cambio in aeroporto sui contanti, quindi vi conviene pagare direttamente sul posto tramite carta o prelevare gli ATM. Infatti vedete la sigla ATM è l'equivalente del nostro sportello bancomat. Li trovate spesso anche all'interno dei supermercati, anche nei negozietti, spesso all'interno, cioè tipo quello che sembra un videogioco, un videopoker, in realtà l'ATM. Vi dà i soldi, quello però dovete, sono i vostri, non li vincete, non è come il videopoker in quel caso che qualcuno vince, invece sono i vostri, ok? Ovviamente controllate le condizioni della vostra banca, quindi che sia online o se potete andare a uno sportello, prima di partire informatevi su quanto vi costa, esempio, non so, mi pare di ricordare che chi avesse conto corrente arancio, ING, per esempio, non ci sono commissioni se pagate direttamente in ambito europeo, quindi anche in Inghilterra al momento, anche perché la Brexit non sappiamo se la faranno, se la faranno, vedremo cosa succederà. Per il momento comunque, dicevo, conto corrente arancio con la carta di debito in questo caso, l'equivalente del bancomat, non vi dà commissioni, quindi se pagate come se stesse pagando in Italia, tendenzialmente è vantaggioso in questo senso. E anche prelevare, ovviamente, poi siete persone che volete avere i contanti, vi siete più tranquille, ci sono ovviamente, per quanto riguarda la nostra esperienza, vi posso dire che Nottingham potete comprare la qualunque, un po' ovunque, tendenzialmente pagando col carte, non vi fanno grossi problemi, difficilmente ci sono carte non accettate, comunque se avete carte un po' particolari, che già anche in Italia possono darvi magari dei problemi o non sono così diffuse, magari sempre comunque tramite internet è facile anche informarsi al riguardo. O tramite proprio il vostro istituto, vi chiedete se sono accettate o meno. Contanti potrebbero servirvi a seconda poi magari del mezzo di trasporto che vorreste scegliere, per esempio l'autobus, per dirvi un esempio. Infatti siamo arrivati a Nottingham, a East Midlands, vogliamo prendere un autobus e lì dovete pagare in contanti. In aeroporto si può prelevare, ci sono gli ATM, anche lì può convenire. Potete farlo anche in Italia, ovviamente in Italia pagatele come tutte le altre parti del mondo, pagate le commissioni. In aeroporto so che sono piuttosto salate, se arriva al 10%, a seconda. Lì fate una ricerca, magari anche voi, come siete più comodi, cosa preferite. Altra cosa importante sono i documenti. Ciao Sam. Dicevo, sono importanti i documenti perché a oggi, se la Brexit si farà o non si farà, o quando si farà, ancora non lo sappiamo. Anche se si dovesse fare, cosa presumibile da un certo punto di vista, non sappiamo ancora se i documenti che attualmente sono validi per viaggiare da e per l'Inghilterra e il Regno Unito saranno validi o no. Per il momento che sono validi, comunque vi dico due cose. Conviene il passaporto, semplicemente perché anche in quell'aeroporto, come in altri, spesso ci sono dei macchinari semiautomatici, in realtà con proprio del personale vi dà una mano quando fate disastri, dove fate tutto da soli, quindi un po' come sono i tornelli automatici che potete trovare in metropolitana, eccetera eccetera, avete il vostro bel passaporto e il vostro bel faccino, per citare il nostro Doc Nico, lo mettete sullo scan, guardate in camera, vi togliete gli occhiali, secondo me portate gli occhiali, controllano che la foto sul documento corrisponda al vostro bel faccino, quindi attenzione se avete mesh, interventi eccetera eccetera, o se la foto era di quando avevate 12 anni perché vi faceva più bello così, in quel caso poi vi si aprono le porte e siete finalmente in Inghilterra ufficialmente. Altrimenti, se non disponete attualmente di passaporto, si può viaggiare per esempio ancora al momento con la carta d'identità valida per l'espatrio in corso di validità. Attenzione perché i documenti devono essere in corso, che se vi stanno per scadere a breve, l'importante è che scadano dopo che siete ripartiti per tornare in Italia, in quel caso non vi dovrebbero fare storie. Se invece scadono in prossimità, potrebbero farvi storie, quindi conviene magari rinnovarli prima piuttosto che fare uno, piuttosto che fare l'altro. Carta d'identità come comunque passaporto, attenzione soprattutto per chi viaggia con la carta d'identità all'integrità della stessa, vuol dire che la carta fisica della carta d'identità dovrebbe essere il più possibile integra, perché se ce l'avete mangiata dal cane, ciao Sam, piuttosto che stropicciata, piuttosto che rotta, piuttosto che vi sia divisa in due, anche se è tutto leggibile, vi faranno storie, poi probabilmente passerete o come
potrebbe capitare a qualcuno in casi rarissimi, non vi faranno risalire sull'aereo al ritorno, meglio vi fanno salire, poi vi fanno scendere e vi dovete rifare i documenti a Londra con costi poi accessori. Mettiamo che finalmente vada tutto bene, ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato i controlli, oh, siamo finalmente arrivati fuori dall'aeroporto. A questo punto potete scegliere il mezzo di locomozione che vi porterà a Nottingham, perché ancora non ci siete arrivati. Noi abbiamo scelto l'autobus, in questo caso, come dicevo prima, servirà del contante, potete prelevarlo anche in aeroporto, ci sono gli sportelli ATM. Con quello pagate il vostro conducente dell'autobus, si paga salendo sull'autobus, non serve fare il biglietto prima, non cercate biglietterie, si paga sull'autobus. Se siete in gruppo, quindi anche tre persone, ditelo al conducente, tutti insieme, perché vi fa lo sconto, perché per i gruppi di tre persone e cinque persone ci sono degli sconti, quindi se dite siete in gruppo vi fa lo sconto. L'autobus, tra l'altro, essendo gente sveglia, in questo senso ha già i posti per mettere le valigie, piuttosto che in modo che tranquillamente, ovviamente, trovate l'autobus giusto, perché dall'aeroporto non partono solo autobus per Nottingham, questo era sottinteso, ma ho deciso di dirvelo lo stesso, anche se fosse sottinteso, scegliete quello che vi porta a Nottingham. Noi abbiamo scelto proprio Nottingham Centro, anche perché prima di partire abbiamo scelto un hotel in centro Nottingham, quindi magari non avremmo potuto sceglierne altre sistemazioni più vicine a Warhammer World, però visto che poi la sera dopo Warhammer World si andava a mangiare, si voleva riuscire a fare un giro, vedere un po' com'era la serata a Nottingham eccetera eccetera, abbiamo scelto di stare più in centro, cosa che tra l'altro abbiamo apprezzato molto. L'autobus, tra l'altro, quell'autobus lì in particolare, ferma proprio praticamente di fronte al negozio GV di Nottingham, perché nonostante esista Warhammer World lì vicino, a mezz'oretta più o meno di strada a piedi, quindi vuol dire 10 minuti con qualsiasi altro mezzo, esiste un negozio Warhammer in centro a Nottingham. Non ha nulla per il gioco, perché stranamente la gente preferisce giocare a Warhammer World, però un sacco di roba per la pittura interessante, tavoloni enormi per la pittura. Ok, qui dico anche, visto che parlo del negozio, il Warhammer Store o il Sidegia Warhammer Store di Nottingham, anche a tutti gli altri amici che magari ancora oggi non apprezzano ancora in maniera sufficiente quello che è il mondo di Warhammer, ci sono tanti altri negozi interessanti a Nottingham, per tutti i nerd, per tutti gli amanti dei giochi di ruolo, dei giochi da tavolo, dei pops e di tante altre cose. Tornando alla nostra parte logistica, tre notti, quattro giorni in hotel, 3-4 stelle, più o meno prenotando prima, quindi con sufficientemente anticipo, in doppia, quindi due persone nella stessa stanza, si paga circa 90 euro a testa, più o meno. Fuori tutto, quindi non c'è la mezza pensione, non c'è la colazione, anche se vi offriranno comunque sempre dei biscotti e delle tazze di tè eccetera eccetera, dato un tè molto buono, molto più corposo rispetto a quelli a cui solitamente siamo abituati, anche le stesse marche che ritroviamo in Italia lì comunque hanno una miscelazione solitamente un po' diversa, troviamo comunque delle miscele che spesso non troviamo, quindi vale la pena anche di provarli se siete amanti del tè, ma anche se non lo siete, perché sono comunque interessanti. Aggiungete il latte, non il limone, il latte, mi raccomando. Ah, i biscotti, vi offrono dei biscotti, sembrano i classici biscotti secchi, quelli da mettere tipo nel caffè latte la mattina. Tenete presente che ogni biscotto, più o meno di questo formato, piatto ovviamente, nel senso un rettangolare, di queste dimensioni, contiene qualcosa come 3-4 panetti di burro pressati all'interno, quindi un concentrato, un buco nero di burro, buonissimo, ma fate ovviamente le vostre coronarie, fate pace con loro, perché è un'esplosione di buono, ma comunque un'esplosione di burro. Ok, detto questo, come dicevo prima, noi abbiamo scelto di fare la gente sana, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto camminare per mezz'ora al giorno all'andata e per mezz'ora al giorno al ritorno da Warhammer World, mezz'ora al giorno ovviamente perché c'ero io, che sono il più lento del gruppo, perché altrimenti ci si mette anche meno a piedi, però dovevo rotolare per la strada e quindi ci ho messo un po' più di tempo. No, in realtà è molto bello passeggiare, anche perché passavamo di fronte al castello di Nottingham, che è una meta molto interessante, noi l'abbiamo beccato nel periodo in cui era in restauro, quindi non ci siamo potuti entrare. In realtà abbiamo un po' cagato poco, per dirvela tutta, quella che è Nottingham, che in realtà vale molto la pena, infatti abbiamo già deciso di tornarci, anzi di fare probabilmente un evento l'anno in cui andremo a Nottingham, e non solo per Warhammer World, perché come vi dirò tra poco abbiamo scoperto Nottingham. Tornando a noi, quindi parte logistica, il volo l'abbiamo preso, non vi ho detto come fare la valigia,
ovviamente per chi è già avvezzo a volare sa già quali sono le misure della valigia per portarla in cabina, se ovviamente col volo a povere avete pagato per portarla in cabina, perché sennò zainetto e via andare, ok? Tendenzialmente l'unica cosa a cui fare attenzione, a cui potreste non essere abituati, è il necessaire da viaggio, quindi quelli che possono essere gli shampoo piuttosto che tutti i liquidi, che il deodorante, cui siete abituati a portarvi. Attenzione a tutti gli spray, perché solitamente all'andata magari no, all'andata magari in aeroporto Orio potrebbero non dare troppo peso a questo, tipo allo spray piuttosto che a, che ne so, ai liquidi in generale, ci stanno attenti anche loro, ma solitamente badano più ad altre cose. Al ritorno proprio li vogliono vedere, vogliono quasi che li togliate dalla valigia, li mettiate a parte per mostrarglieli, vi danno anche i sacchettini trasparenti apposta per metterli dentro, eccetera eccetera, in modo da scansionarli a dovere, quindi hanno un focus maggiore, me ne ho notato questa cosa, rispetto ad altri aeroporti dove hanno focus su altre cose. Quindi attenzione ad esempio a contenitori di vetro, per esempio chi usa che ne so, il roll-on, quello deodorante roll-on con contenitore in vetro, il vetro per esempio non si può portare, piuttosto che ci sono set da viaggio anche per pochi euro, trovate anche nei negozi di oggettistica per la casa, piuttosto che dei classici cinesi, come si dice nei negozi, che Aomai, piuttosto che, e se trovate proprio i set da viaggio, sono quelle boccettine da 80-100 ml, perché lo sapete già, lo ripeto per chi non lo sapesse, forse magari il primo volo interessante in questo senso, non potete superare più di un litro in totale, e ogni boccettino, quindi ogni contenitore di liquido, non può superare i 100 ml. Ok. Tendenzialmente poi comunque nell'hotel trovate tutto il necessario, quindi vi daranno comunque spesso, almeno nella mia stanza avevo il phone, avevo ogni giorno mi davano, non le mai usate, però c'erano gli shampoo, c'erano doccia schiuma, c'erano i saponi, c'erano eccetera eccetera, mi porti i miei da casa, quindi sono i miei anche per preferenza personale. Come in ogni stanza per esempio c'era il bollitore con la selezione di tè, di caffè solubile, che potete farvi anche in stanza, con dei biscottini con burro pressato, anche quelli buoni con burro pressato, caffè no, caffè solubile no, non provatelo, se lo tenete a voi stessi non fatelo. Ottimi tè invece anche in stanza, potete con il vostro bollitore farvi il tè compreso nel prezzo, quindi non cercate prezziari eccetera eccetera, è tutto lì, ok? Piuttosto che abbiamo parlato fino adesso di hotel, ci sono anche altre soluzioni, quindi ostelli, eccetera, quello a seconda della vostra preferenza li potete cercare su internet. Arriviamo finalmente a Warhammer World. Vi consiglio di programmare le vostre visite, perché vi porterà molto probabilmente via più tempo di quello che pensate. Prima tappa, arrivate a Warhammer World. Ora, non volete farvi la foto con lo Stormcast che sta di fronte agli uffici? Sì, che volete farlo. Piuttosto che il Rhino appena fuori rispetto all'ingresso di Warhammer World? Sì, che volete farlo. Poi vi entrate nell'ingresso, nell'atrio di Warhammer World, dove ancora non c'è l'ingresso, in realtà è solo l'atrio, dove ci sono delle statue, ci sono teche con modelli dipinti, vedete i limited, c'è la macchinetta con le monetine, con l'edizione limitata, eccetera, eccetera. Salite le scale, arrivate lì sopra e finalmente entrate a Warhammer World. La prima cosa è un negozio enorme. Non vi dà l'idea di essere così grande all'inizio, vi frega. Se andate appena appena a sinistra, poi si apre, diventa enorme. Anche perché esiste lì dentro tutta la gamma Games Workshop, più le aggiunte. Per le aggiunte vi parlo di limited, e non soltanto, come molti di voi sanno, esistono modelli e libri limited, oltre a tazze, magliette, cioè tante altre cose, che potete acquistare solo a Warhammer World, vuol dire che non potete comprarle online, dovete andarli fisicamente o mandarci qualcuno a comprarvele, ok? Ma esistono anche le altre limited, quelle che magari vi sono sfuggite in negozio, che non ci sono più, che sono esaurite anche online, lì ci sono! Ogni tanto a giro, per esempio, molti di voi sanno che sono un appassionato del Signore degli Anelli. Mi è capitato di trovare a caso lì il Destino Ultimo della degli Stregoni, che è una sorta di diorama con basetta in metallo, eccetera, eccetera, che non si trova più da anni. Lì ogni tanto stampano cose a caso e le puoi comprare fino a esaurimento. Quindi la visita a questa parte di negozio vi porterà via un sacco di tempo, anche perché poi in fondo c'è la parte di libri della Black Library con le poltroncine, una delle quali un po' più traballante dell'altra, ve lo dico per esperienza, col tavolino dove potete fermarvi a leggere, piuttosto che ci sono proprio open copy, quindi libri che potete, fumetti anche, che potete comunque leggere, ad esempio uno bellissimo su Darkblade,
E oltretutto negli stack, voi che ne so, mi arrivate la parte Stormcast di AOS e trovate anche l'integrazione con i componenti Forgeworld già messi lì. Tutto. I componenti sono lì. E non li compri. E non li guardi. Consiglio agli amici che ovviamente avranno fatto il budget di spesa di raddoppiarlo tendenzialmente prima di andare lì, perché spendendo lo sfolerete comunque. Gli acquisti, se possibile, fateli subito, la mattina quando arrivate, subito. Perché? Perché durante il corso della giornata potrebbero finire. È vero che poi li ristoccano magari anche in giornata, o anche potete chiedere magari se è finito qualcosa, potete chiederlo se ce l'hanno in magazzino, ve lo portano su, piuttosto magari ve lo preparano per il giorno dopo se non è domenica, non è festa. Però il discorso potrebbero finire. Quindi voi magari mi siete arrivati all'ultimo momento, l'ultimo giorno, o vi siete poi dimenticati e siete lì per quel modello e non l'avete preso. Quindi consiglio è, tanto lo dovete comprare, prendetelo subito. Mettetelo nello zainetto, portate in giro zainetto, zainetto, vi serve lo zainetto, e fate la vostra giornata Warhammer World. Ah, tra l'altro, tutto quello che volete fare, potete fare riferimento allo staff anche del negozio, che è tutto collegato comunque, quindi volete partecipare a un evento, volete se volete iscrivervi a qualche torneo, potete già farlo online. Per esempio, noi quel giorno, in uno dei giorni in cui siamo stati lì, c'era un evento, un gioco, ti dicevano, una specie di gara, da chi montava più modelli in un'ora. Tu in un'ora eri lì, al tavolo, montare modelli di Stormcast in particolare, e vinceva poi chi ne montava di più in un'ora, col conteggio e tutto quanto. Benissimo. Basta chiedere allo staff, volete partecipare? Chiedete allo staff. Volete una postazione di pittura? Chiedete allo staff. Chiedete allo staff, in generale. A fianco, quindi appena entrati, negozio, c'è la cassa qui a sinistra, a fianco della cassa c'è una porta. È l'ingresso per un mondo meraviglioso di cui parleremo fra poco. A destra vi si apre la sala grande. La sala grande è quella che avrete visto probabilmente in tante foto e video di Warhammer World, più foto che video, perché il motivo per cui facciamo questo video è che non si possono girare video all'interno di Warhammer World. E noi, come dei piccioni, nonostante avessimo ben due telecamere, non abbiamo girato neanche uno, nemmeno fuori. E questo, di questo ci siamo pentiti, perché Nottingham meritava. Dicevo, a un certo punto, girata a destra, entrate nella sala grande, quella con le pareti che sembrano il cortile di un castello, eccetera, eccetera. Spianata di tavoli da gioco, bellissimi, tutti, alcuni poi invece giocato su Necromunda su più livelli, è una cosa spaziale. Potete vedere magari a sinistra i ragazzi di Warhammer TV che stanno girando ovviamente i loro video, piuttosto che tutorial di pittura, cioè anche proprio nel fermento dell'attività ci sono i tavoli di pittura, c'è la parte di fanno tornei, fanno cose. Sulla destra un altro antro di disperazione, cioè lo store di Forgeworld. Meno male che con noi c'era Umberto, che ha speso poco a Forgeworld, e quindi ce ne siamo. Umberto lo vedete nella foto. Questa, se ci tiene a farvela vedere, questa è la foto della valigia di Umberto con solo materiale Forgeworld per il ritorno. Fatemi voi un'idea. Detto questo, ragazzi, poi è bellissimo anche chiacchierare con i ragazzi che vivono e lavorano in Warhammer World, ma anche con la gente che incontrate lì. Si può giocare, ci sono tornei, eventi, lì poi andate sul sito di Warhammer World, c'è il calendario, quindi decidete magari anche a cosa partecipare se volete partecipare. Andando dritti, tenendovi la sala con i tavoli sulla sinistra e lo stand dannato Forgeworld sulla destra, andando in fondo c'è una porticciuola di legno che si spalanca sul Bugman's Pub. E lì è fantastico. A parte che si mangia comunque bene, cucina inglese, quindi le colazioni, piuttosto che quello che può essere un'ampia selezione di birre, di sidri, eccetera, eccetera. Si può giocare anche a Warhammer World, scusate, al Bugman's Pub, quindi anche soprattutto la domenica è stato bellissimo vedere le famiglie, quindi padre, madre, figlio, figlia, la mamma, eccetera, eccetera, che giocavano sul tavolo a Necromunda, giocavano ad Underworlds, piuttosto che ai vari giochi. Come funziona il Bugman's Pub? Si può pagare tranquillamente con qualsiasi tipo di carta, anche di credito. Si va praticamente, trovatevi un tavolo, i tavoli sono numerati, leggetevi il numerino del tavolo, mi andate in cassa, fate il vostro ordine, pagate, vi daranno subito quelle che sono le bibite, piuttosto che tè, caffè, eccetera, eccetera. Tutto quello da cucinare ve lo portano poi al tavolo, mi avete dato il numero, vi porteranno poi in servizio al tavolo direttamente tutto quanto da mangiare. E lì non vi so consigliare qualcosa, perché almeno a me è piaciuto veramente di tutto di più, e sia dal bere che dal mangiare, ma non faccio testo in questo senso. Ambiente molto rilassato, quello del Bugman, molto
pittoresco, ci sono un sacco di cose da esplorare, ma non vi voglio spoilerare troppo perché a questo punto ci dovete andare, lo dovete vedere, e un po' dalle foto potete farvi un'idea. Vi ricordate che poco fa ho nominato una porticina che spalancava un mondo meraviglioso a fianco della cassa all'ingresso? Ecco, prima di accedere a quella porticina dovete parlare col personale e chiedere un biglietto, il biglietto per il museo di Warhammer World. Scusate, tenete presente che la visita al museo di Warhammer World potrebbe, fatto bene, noi ci siamo pentiti perché l'abbiamo preso un po' sotto gamba, in realtà può portarvi via una giornata solo quella. C'è roba meravigliosa, non so se dalle foto qui dietro Umbe riesce a farvi rendere la magia di quello che è il museo di Warhammer World, oltre al fatto che potrete sempre partecipare alla sfida del cercare l'assassino nel mega diorama. Non ce la farete mai, vi stringo la mano, vengo io a casa vostra, vi stringo la mano, perché porca miseria, ci abbiamo provato in 5, non c'è stato verso di riuscire. È un'esperienza che vale la pena, il biglietto vale tutto il suo costo anche per quella parte lì. E questo, diciamo che è già tanta roba, in sintesi è Warhammer World. Non vi posso ovviamente far vivere, se non tra le immagini e le mie parole, quella che è l'emozione che vi dà stare lì dentro come hobbista, quello che vi danno le persone che incontrate lì dentro, le chiacchiere con lo staff, perché comunque è il nostro mondo, lì trovate tutti appassionati che si danno appuntamento in quello che vi piace e moltiplicato per l'ennesima potenza. Ed è lì che non è nato lì, perché sappiamo che è nato in un box, in un tabiotto, come direbbero da me, di una casa inglese, però diciamo che è lì dove la magia oggi prende forma, molta parte della magia, più negli uffici a fianco, quelli dietro lo Stormcast, però diciamo che anche lì si percepisce molto di questa magia. In questo senso vi parlerò di Nottingham, che vale sicuramente la pena la visita. Noi l'abbiamo un po' presa sotto gamba, per noi Nottingham era Warhammer World, oggi non è più così. Abbiamo conosciuto Nottingham per la cultura, per le persone, per l'ospitalità, per la civiltà che ci sono, che c'è comunque in quella cittadina, per l'offerta che vi dà. Ah, attenzione, noi siamo abituati a mangiare piuttosto tardi. Lì, quando chiude Warhammer World e vi danno il calcino del culo, vi buttano fuori, con somma gentilezza, però a una certa, anche loro vanno, parliamo mi sembra delle 7, più o meno, comunque controllate gli orari sempre online, potrebbero variare. E tendenzialmente chiudono anche tutti i locali che danno da mangiare, o meglio, i locali rimangono aperti, però aspettano di farlo da mangiare. Non morirete di fame, nel senso che comunque in giro troverete un sacco di catene varie, thailandese, cinese, McDonald's, KFC, Subway, cioè quelli che conosciamo magari anche in Italia, che vi fanno da mangiare, quindi non morirete di fame. Ci sono i teschi, il teschio come piaceva chiamarlo, ma che sarebbe il Tesco, la catena di supermercati più o meno equiparabile a quello che è il nostro Carrefour, ok? Potete comprare da mangiare, da bere, eccetera, quindi di fame non morite di sicuro. Certo è che se volete mangiare un certo tipo di cucina, quindi volete andare magari al pub, quello dove leggete cucina tipica, eccetera, eccetera, attenzione agli orari, perché la quasi totalità, dopo una certa, solitamente 7, mezza, esagero 8, ma già siamo parecchio di là, non vi fa più da mangiare, ok? Attenzione anche a questo. Poi trovate quello che... anche perché Nottingham, paradossalmente, città di più di 300.000 abitanti, non è una città turistica. La maggior parte delle persone di Nottingham che abbiamo conosciuto ci chiedevano a un certo punto: ma voi dove siete? E ovviamente italiani, ovviamente le feste perché siamo italiani, piaceva molto questa cosa, poi ci chiedevano: ma perché siamo a Nottingham? E noi: per divertimento. E loro: a Nottingham? Perché? Senza spiegare Warhammer World eccetera, in realtà ci si diverte un sacco anche a Nottingham. Attenzione, perché loro, tipo la domenica è abbastanza tranquilla, giornata delle famiglie, quindi la sera il locale non trovate aperto, ma ci sono locali notturni il venerdì sera, il sabato sera, spaziali. Non ne abbiamo trovato uno, non ricordo il nome, ma spero mi agevolerà Umbe se lo ricorda proiettandolo qua dietro. Fantastico, tutta musica di 80 e 90, tavoli da birra pong e gente con una sana voglia di divertirsi. Veramente a oggi non ho trovato locali nel nostro paese in cui ci si diverte così tanto, soltanto ballando e divertendosi con le altre persone. Porca miseria! Nottingham è fantastica anche per la cultura, dicevo prima, delle persone che ci vivono. Per esempio, ci sono un sacco di locali, come dicevo prima, al Bagman's Pub, la domenica, dicevo prima, arrivano le famiglie e giocano ai giochi da tavolo sui tavoli del Bagman's Pub. Fantastico! Ma poi succede in quasi tutti i pub.
In questo tipo pub a Nottingham trovate dei giochi da tavolo. Ci sono addirittura dei pub costruiti attorno ai giochi da tavolo, qualsiasi gioco da tavolo. E giocare a qualsiasi età lì non è una cosa da sfigati, anzi è una cosa ben accettata, ben accettata. La gente si diverte al pub giocando, bevendo, mangiando e giocando. C'è tutta una cultura riguardo al gioco, come diceva Schopenhauer, non si smette di giocare perché si diventa vecchi, si diventa vecchi perché si smette di giocare. E attraverso il gioco, come diceva un caro amico che abbiamo intervistato un po' di tempo fa, attraverso il gioco si imparano le regole del gioco e da qui le regole della società, del gioco della società in cui viviamo. E questo lo potrete provare solo quando andrete a Nottingham. Fatemi sapere come andrà, quindi dalla vostra visita, chi c'è già stato, chi ci vuole andare. Se avete domande fatele qua sotto, ricordatevi di iscrivervi al canale, alla nostra pagina Facebook, campanellina, e a presto. Ciao. La rifaccio. Incartare così come un pirla. Ciao, bello. Oddio, non so cosa hai detto, sai? Poi sono io quello addormentato, però. Ho detto 3 notti, 4 giorni, o se preferite 4 giorni e 3 notti. Adesso dove l'ho rifatto? Questo è l'inizio della fine. Mi sono perso, dove ero arrivato? Beh, porca miseria. Diciamo il formato. Formato che dico, ovviamente, quindi tutti i riferimenti riguardo alle spese complessive sono da dividersi, da suddividere. East Midlands. East Midlands. Sì. Insomma, lo confondo con l'Old Mill, che è l'altro. Che invece è il pub di Dublino. Ci arrivo, Umbe, ci arrivo. Un bel faccino. Avete il posto piuttosto che bed and breakfast. Beh, scusate,